Allora, siamo qui a ospiti della comunità di San Michele, Cattolica Virtus a Firenze. Paolo Bosi è il responsabile del settore giovanile del club fiorentino, club campione d'Italia in carica nella categoria giovanissimi e vice campione d'Italia nella categoria allievi. Una stagione fantastica quella scorsa. Paolo, siamo al venerdì. Ecco, dici un pochino, entriamo un po' a fare anche qualche domanda Sì. diversa. Ecco, il venerdì qui alla Cattolica come lo vivete? Ecco, qual è il programma che avete? Ecco, c'è le convocazioni, ci sono dei contatti con gli allenatori. Ecco, spiegaci un po' No, il tuo venerdì. certo, venerdì a fine degli allenamenti ci troviamo con gli allenatori e discutiamo un po' su quali siano le convocazioni, prendendo in esame la settimana, quindi come è andata la settimana, gli allenamenti, il comportamento dei ragazzi e Quindi tu hai un colloquio singolo con gli Sì, allenatori. certo, singolo con gli allenatori con i quali poi dopo discutiamo dei casi particolari, quindi se ci sono stati degli infortuni, se ci sono stati a livello Atteggiamenti. disciplinare se c'è stato qualche problema o se ci sono dei problemi numerici, quindi con quelli poi dopo andiamo a integrare Con le altre sì, con i rose, eh? Qui si ragazzi. parla magari dagli allievi Sì, ai giovanissimi gli B. facciamo proprio le convocazioni. Ecco, quindi prima di fare le convocazioni c'è un colloquio con tutti e quattro questi allenatori. Poi dopo da lì. Sì, con tutti quanti. Ma l'ultima parola l'ha Paolo Bosi o l'hanno gli allenatori sulla scelta dei No, ragazzi? le scelte tecniche sono dell'allenatore, quindi io non entro mai in merito a quelle che sono le decisioni su eventuali formazioni e Non te quant'altro. la dicono Paolo. No, me la dicono, certo me la dicono, però comunque è giusto che ognuno faccia il suo e la Però magari società. qualche allenatore magari ti può anche chiedere, ho questa idea, ho questa scelta, Sì, vi confrontate. confrontiamo costantemente e poi dopo facciamo la stesura delle convocazioni andando a discutere di situazioni particolari qualora ci fossero. Ecco, poi ho visto che le convocazioni vengono messe nella bacheca Sì, lì abbiamo una bacheca, sì, all'ingresso. Ecco, in l'ingresso maniera tradizionale. in maniera Oh, tradizionale. perché ora ci sono tanti sistemi, No, WhatsApp, gruppi. Ecco, voi noi invece. ancora siamo legati al vecchio metodo della convocazione scritta a mano e appesa in bacheca. Ecco, quindi come funziona? I ragazzi finiscono l'allenamento e vanno a vedere coi Sì, genitori, sì, sì. ecco, c'è cioè. Nella parte del bar dove noi non stazioniamo, perché non so, Ecco. separiamo la parte, diciamo, Ecco. del bar, dagli uffici, dal campo. Perché tutte e quattro squadre il venerdì si allenano, anche quelle che giocano di sabato, oppure. No, si Ecco. allenano tre squadre su quattro del settore agonistico, non si allenano gli allievi B Che che giocano giocano il il sabato. sabato e quindi fanno l'ultimo allenamento il giovedì. Ecco, e quindi quindi con l'allenatore degli allievi B il tuo Ci confronto c'è sentiamo prima. il giovedì, ma anche il venerdì, come in questo caso, perché se Perché ci poi è sono, legato anche al discorso degli allievi certo, ci sono dei ragazzi poi da mandare la domenica con gli allievi A oppure dei giovanissimi da portare il sabato a disposizione, insomma, aggregati alla squadra. A. Senti Paolo, invece il tuo programma personale del sabato e la domenica. È legato alle partite della Cattolica oppure è legato che vai anche a vedere altre gare? Qual è il tuo menù? Ma quello diciamo che viene deciso anche quello il venerdì, a seconda degli impegni, a seconda anche della disponibilità dei collaboratori e del calendario delle partite. Quindi ci sono, noi abbiamo chi ci segue anche la parte dello scouting, se dobbiamo andare a fare magari una relazione su una squadra che poi dopo affronteremo, oppure se c'è da, diciamo, andare a vedere le nostre squadre come facciamo in maniera più frequente. Ecco, ma te personalmente preferisci, cioè le guardi in casa, le guardi Ma fuori, come ti comporti? diciamo che dipende un po' dalla situazione, ci Ecco, sono delle delle. partite più importanti o partite, diciamo, in cui c'è qualcosa di particolare da vedere? Certo, poi ci dividiamo anche a seconda degli impegni, il nostro gruppo di lavoro dirigenziale ci diamo degli impegni, degli incarichi e quindi ci dividiamo anche le partite da vedere. Ecco. Senti Paolo, la stagione
diciamo non poteva essere come quella, se si va su un discorso di risultati, io credo che quella scorsa è stata un'annata incredibile, sì. Irripetibile, o almeno magari un giorno, anche perché poi nascono così, no? Tante volte non è, sì, ora in quell'occasione lì oggettivamente avevamo la consapevolezza dall'inizio di avere dei gruppi importanti. Poi dopo da lì a vincere c'è un anno di lavoro e di attività, quindi quello è stato poi dopo un percorso eccezionale e insomma ancora ora lo ricordiamo. Dove anzi si può dire che insomma per certi versi poi è andata quasi male, perché gli allievi forse meritavano anche qualcosa di più, poteva essere davvero una doppietta essere una doppietta storicissima, memorabile. Però comunque anche gli allievi ci hanno regalato delle emozioni incredibili. Abbiamo celebrato entrambi i gruppi a prescindere. Giustamente. Senti Paolo, ecco, ma questa stagione quindi come la spieghi per le squadre tue più grandi? In linea con quelle che erano le aspettative, oppure dai tuoi gruppi ti aspettavi qualcosa? No, di... noi non abbiamo, diciamo, delle aspettative necessariamente di risultato, no? Facciamo una programmazione tecnica che sta andando bene e seguiamo quella che è la crescita dei gruppi, con tanto lavoro settimanale sia attraverso gli allenatori che anche coinvolgendo i dirigenti. Quindi questo, noi dobbiamo essere una struttura che funziona bene e che serve ai ragazzi per crescere. Poi se questo viene, diciamo, si fonde anche con un risultato finale, è ancora migliore la cosa. Però non ci siamo mai basati sul risultato come fine a se stesso, come verifica di un lavoro, no? Perché poi dopo ci sta di trovare degli avversari più forti, quindi è giusto che vincano anche loro. Noi dobbiamo essere bravi nella parte formativa e nella parte tecnica, dobbiamo essere affidabili e solidi da quel punto di vista, quindi sia come allenatori, come collaboratori, come parte dirigenziale. Dobbiamo servire noi ai ragazzi, non è che devono servire i ragazzi a noi per andare in vetrina, ecco, questa è la cosa principale sulla nostra filosofia di conduzione di attività. E infatti no, credo, e questa è l'ultima cosa che ti chiedo, e credo che sia appunto la conseguenza di quello che tu dici, al di là delle maglie che abbiamo visto prima nelle altre stanze di Barzagli, di Rossi, di Cragno, di giocatori che qui sono passati per arrivare a certi livelli, stiamo notando spesso anche a livello di Serie D, okay, di quanti ragazzi ci siano che magari io magari non lo sapevo direttamente, o che dopo scopri che sono passati da qua. Questo è un po' il segreto, no? o almeno la soddisfazione, no? Di dare a tanti ragazzi le possibilità di andare. È importante testimoniare la bontà di un lavoro che poi dopo va a cercare di formare anche i ragazzi da un punto di vista umano, perché poi quando affrontano realtà importanti come le prime squadre dilettantistiche trovano, sono preparati e hanno, diciamo, una corazza, come la chiamo io, di ragazzi già cresciuti. Questa è la cosa che ci rende orgogliosi, diciamo, del nostro lavoro. Perfetto Paolo, novità della stagione o quello che hai in mente, qualcosa che vorrai portare, c'è? Ma ora abbiamo fatto un interessante progetto grazie alla nostra comunità sul sostegno allo studio, che è un progetto realizzato attraverso dei volontari e del servizio civile. Che ragazzi studiano qua, no? I ragazzi dopo l'allenamento studiano qua e vengono aiutati nei compiti, soprattutto in situazioni dove ci sono dei problemi anche di profitto scolastico. Quindi questa è una cosa importante che fonde l'aspetto formativo con quello sportivo. Così riuscite anche a controllare. Sì, ci teniamo. Sì. Buon lavoro. Grazie.